Non ci saranno intoppi per la costruzione del nuovo padiglione all'Istituto Penitenziario Peligno. Il cronoprogramma si sta rispettando nei tempi stabiliti. A tirare un respiro di sollievo a margine della cerimonia di intitolazione del piazzale del carcere alle vittime del dovere è il direttore della casa di reclusione di Sulmona, Sergio Romice. I lavori stanno andando avanti, non posso farvi previsioni circa l'ultimazione, però c'è continuità, insomma, nell'espletamento dei lavori e quindi avremo sicuramente il risultato. Non sappiamo ancora quando, ma questo risultato ci sarà. E quando ha dichiarato Romice ai nostri microfoni, senza sbilanciarsi troppo. Il 2018 quindi sarà l'anno decisivo per l'istituto di pena sulmonese che si espande, aprirà le porte ad altri 200 detenuti che si vanno ad aggiungere a quelli già ospitati. In totale saranno 638 i reclusi del penitenziario Peligno al termine dei lavori che dovrebbero terminare per i primi mesi del 2019. Un argomento che interessa particolarmente alla UILPA Polizia Penitenziaria. Non dovrebbero esserci problemi di sorta dal momento che i lavori procedono, rassicura il sindacalista Mauro Nardella, che mantiene alta la guardia sull'organico del penitenziario Peligno. Il nostro auspicio porti nuove famiglie nel comparto territoriale sulmonese, poiché nuovi agenti saranno richiesti e ovviamente inseriti in questo contesto.